una grande festa. Il fatto che quattro istituti importantissimi, che hanno una linea formativa ben precisa, anche se mantengono delle specificità, oggi si incontrano con i neo iscritti, è un traguardo di, per tutta la comunità, non la comunità scolastica, la comunità che fa parte, che vive sul nostro territorio. Questo però mi fa gravare sulle spalle un profondo senso di responsabilità, perché io insieme a tutti i miei collaboratori devo delle risposte, le risposte che vorrei in questo momento condividere con le famiglie. Percorsi scolastici seri. Seri significa che vi aiutino a imparare dei contenuti, ma soprattutto a crescere e ad assimilare i valori che la nostra Carta Costituzionale porta. Non è una cosa semplice, non è una cosa semplice, perché poi sul posto di lavoro ogni individuo, anche ogni studente, ma a casa ogni genitore, ha una dimensione personale, intima, che a volte è più forte delle responsabilità collettive. Bene, ecco, è il signor Grossi, che è rappresentante dei partigiani della Brigata Maiella, ha il fazzoletto tricolore, oggi l'alzabandiera lo faremo in maniera simbolica, ma quel tricolore ancora addosso a questo nostro concittadino ci deve ricordare che tutto quello che abbiamo, tutto quello che viviamo è frutto di persone che hanno dato, offerto un continuo impegno anche nella componente più personale. Sono giuramenti naturalmente non soltanto di facciata, non sono delle coccarde, sono degli impegni che abbiamo sintetizzati, perché per poter fare di una scuola seria, tre componenti sono impegnate: gli insegnanti e l'istituzione, gli alunni e le famiglie. Questa triade deve essere all'insegna di un'alleanza. L'alleanza non si fa di chiacchiere, di buoni intenti, l'alleanza si fa di impegno, di operatività, di confronto, di comunicazione continua, soprattutto di generosità. La generosità significa anche riconoscere l'impegno e il lavoro altrui. Grazie. Porto il saluto dell'intera amministrazione, in particolare del sindaco, che aveva preso l'impegno di essere qui stamattina per un breve discorso diretto e personale, ma purtroppo per impegni improvvisi amministrativi è dovuto andare fuori sul mondo e quindi non può essere qui presente tra noi. Dirvi che condivido appieno quello che Massimo, il vostro dirigente, vi ha appena esposto, sarebbe in una così bella assise dove tanti giovani sono presenti, giovani che rappresentano il nostro futuro, dove ci sono i genitori che hanno mille aspettative da questi ragazzi e che su questi ragazzi hanno veramente speso e spenderanno tutte le loro possibilità, sia personali, sia economiche, sia umane. Credo che un saluto nella ricorrenza di un settembre importante come quello di quest'anno, che cade a 70 anni dal 1943, io penso che un applauso al rappresentante della Brigata Maiella lo dobbiamo. Credo che sia veramente una pietra miliare sulla quale poter far partire tutto il vostro percorso scolastico che oggi inizia. Per voi oggi è il primo giorno di scuola, certamente non è il primo in assoluto, ma è il primo di un nuovo percorso. E permettetemi di dirmi che anche per esperienza diretta, personale, il percorso che sta appena iniziando, quello delle scuole superiori, è il percorso che probabilmente porterete sempre nei ricordi durante la vostra vita. È il percorso che vi vedrà formare, che vi darà lo slancio verso il vostro futuro, verso le vostre professioni, verso la vostra famiglia, verso tutto ciò che sicuramente nella vita riuscirete con successo ad ottenere. Noi docenti dell'Istituto Superiore Enrico Fermi solennemente promettiamo di impegnarci per la crescita dei nostri allievi all'insegna del sapere, dello studio e del rispetto reciproco.
offriamo la nostra esperienza e le nostre conoscenze affinché la scuola diventi momento di confronto, di opportunità e di arricchimento personale. Chiediamo alle famiglie la giusta alleanza e condivisione nel rispetto dei ruoli e dei doveri reciproci, nella speranza che i valori e le conoscenze che nella scuola si possono cogliere siano sempre di riferimento nella crescita personale dei nostri alunni. Noi, genitori degli alunni dell'Istituto Superiore Enrico Fermi, solennemente promettiamo il rispetto dei ruoli, dei compiti e delle finalità di questo istituto, a cui affidiamo i nostri ragazzi per una crescita fatta di pari opportunità, serietà e gioia, all'insegna del rispetto delle regole, dello studio e della conoscenza. Rinnoviamo verso i nostri giovani il nostro impegno di genitori affinché la scuola possa trovare nella famiglia solide basi per costruire insieme il futuro dei nostri figli. Alessandro Cristiana, a nome di tutti i nuovi iscritti che porteranno sicuramente successo e fortuna a questo polo che nasce a nome e per conto di tutto il nostro territorio, il giuramento vostro. Noi, giovani allievi dell'Istituto Superiore Enrico Fermi di Sulmona, solennemente promettiamo il rispetto delle persone e delle cose. Dichiariamo il nostro impegno continuo per crescere attraverso il sapere e la conoscenza e di mantenere ferma la consapevolezza di essere liberi cittadini e studenti partecipi. Thank you.